È importante sottolineare secondo, perché vuol dire che c'ha alle spalle un lavoro intenso già fatto e si protende verso un lavoro da fare che ha dimensioni più ampie di quelle finora raggiunte. Questo secondo convegno, quindi, è un punto di approdo, ma è anche un porto da cui si parte. A me sembra importante cogliere che c'è già stato un salto di, diciamo così, di dimensione, di orizzonte, perché intervengono personaggi che hanno un tipo di non solo notorietà, ma di attività che si esercita a raggio internazionale, quindi universale. Quindi vuol dire che questi stessi personaggi hanno colto che il lavoro che si è fatto non aveva soltanto diciamo una statura locale, ma aveva dentro delle prospettive che erano interessanti per tutti, non soltanto qui ma anche altrove. Questo, diciamo così, superamento di un confine locale rappresenta una tappa importante e anche un successo che è dovuto all'impegno che è stato messo da coloro che si sono prodigati perché la pastorale dell'emergenza potesse essere una risorsa posta a servizio di tutti, sempre e dovunque. La capitale del perdono vuol dire la capitale della riconciliazione, vuol dire che dove c'era una frattura si è ricostituita una unità. Allora, capitale del perdono deve esprimersi anche in capitale del conforto, capitale della condivisione, capitale della prossimità samaritana, perché sono tutte queste dimensioni, coniugazioni, diverse, ma sorelle del verbo amare, secondo il Vangelo.